Ciao amici, ben ritrovati. Oggi prima partita di Serie A, primo commento su Molino Sport Channel, primo post partita appunto. Mi dispiace se sono io a farlo perché gli altri, sia Marco che Carmelo che Domenico, sono impossibili a farlo, quindi ci sono io. Oggi la Juve si impone al Tardini, sfortunatamente, perché sai com'è la Juve. 1-0, gol di Chiellini, molto fortunoso al 20° del primo tempo. Tiro di Alexandro, se la ritrova Chiellini a cazzo, così la palla là e la insacca di tacco in rete. Primo tempo molto bello, mi sono piaciuti Douglas Costa, ha giocato veramente bene, l'ultima partita probabilmente di tutto il match. Poi anche Higuaín ha giocato veramente bene, soprattutto nel primo tempo. Il secondo tempo un po' si è perso perché anche i ritmi sono calati, vabbè. Parliamo appunto del primo tempo innanzitutto. E Higuaín appunto ha giocato molto bene. Giocava appunto per Ronaldo, faceva sponda, giocava molto dietro, come da regista avanzato. E bene, se continua così, secondo me è stato molto furbo. Giocando in questo modo giocherà molte partite, molte partite. Si scambierà normalmente il ruolo con Dybala, perché se sempre se resta Dybala. Sorpresa di Martuscello, che si era una formazione molto rivisitata tipo all'Allegri, con De Sciglio al posto di Danilo, con Khedira, Matuidi e Pjanic, lasciando fuori Rabiot e Can, in attacco Higuain, preferito a Dybala. Quindi formazione molto appunto allegriana, diciamo. Primo tempo appunto molto bello, con il Parma che resta dietro a difendere, infatti subisce molto. Il primo tempo appunto un'azione, due azioni, ricordo di Ronaldo che si è mangiato, uno che si è, cioè, è stato, ha segnato ma era fuori gioco millimetrico, e poi naturalmente appunto segnato da Chiellini. Secondo tempo invece è stato molto più blando, però il Parma ha giocato molto più a viso aperto, attaccava anche con contropiedi. Niente di velleitario appunto da parte del Parma, però ha giocato molto più a viso aperto. Ricordo appunto però un'azione di Ronaldo, dove Seve ha fatto una parata e ha detto: come l'ha presa? Cioè, non so, no, come l'ha presa. Era un tiro troppo forte, cioè era un tiro fortissimo, un bolide di Ronaldo. Per fortuna per Seve era una palla appunto molto centrale, quindi è riuscito a bloccarla. Poi nel secondo tempo appunto partita, si vede che siamo ancora alla prima giornata di campionato, quindi gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, molto ritmi molto bassi. Poi c'è da dire, curioso, che non sono entrati né Can né Dybala. Vorrà dire che potrebbero lasciare la Juve? Non lo so. Can potrebbe, Dybala secondo me non resterà, l'ha detto anche Nedved, ieri vicepresidente appunto della Juve, in conferenza stampa. Quindi, prima partita andata per la Juve, che al primo esame passa tranquillamente. Oggi vedremo, stasera vedremo Fiorentina-Napoli. Alla prossima ci sarà un importantissimo match, appunto Juve-Napoli. Vedremo come chi delle due, cioè come ci arriverà il Napoli, soprattutto dopo questa partita, e invece la Juve dovrà affermarsi. Comunque, like, commento, iscrizione, passate alla pagina Instagram Molino Sport, che forse vi lascerò in descrizione. Attivate la campanella per non perdere nessun nostro video. Ora inizia la Serie A, inizia praticamente lo sport, cioè inizieranno i video a spaccare, e c'è il mondiale di tennis, la Vuelta, quindi ora 5 video aggiornati. Vabbè, like, commento, ciao, al prossimo video, anche stasera, non lo so, oppure domani con tipo 7 video. Ciao!